Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, aspettate che qui è sporco. E ci troviamo qui di nuovo assieme, diciamo, non per un motivo bellissimo. Comunque ho fatto un sondaggio qui su YouTube e mi avete detto tutti di sì, quindi da domani per voi. Che sarà e oggi per me, oggi è mercoledì. Che giorno è oggi? Mercoledì 4? 4 novembre è uscito appunto il nuovo decreto per cui Piemonte è zona rossa, quindi siamo di nuovo chiusi in casa e due dei miei sei figli non vanno a scuola, non andranno a scuola, vabbè, tre perché anche Pia non va a scuola. Faranno didattica a distanza, invece, vabbè, la farà anche Gabriele, ma semplicemente perché ancora ha la tosse e quindi non va ancora. Invece Sabrina e Giada andranno a scuola, saranno in presenza con obbligo di mascherina anche seduti al banco, quindi mi dispiace un po' per questa cosa qui, però ci atteniamo a queste regole, nuove regole che ci hanno dato, di limitare gli spostamenti, ma quello in realtà io lo stavo già facendo, perché come avete visto, da quando hanno bloccato lo sport di Giada e Giorgia, noi non siamo proprio più uscite, se non proprio per necessità, insomma. Quindi noi in realtà lo stavamo già facendo. Semplicemente continueremo a fare questo. Vi ho chiesto appunto nel sondaggio se vi andava che facevo un video al giorno. Ora non vi assicuro che saranno sempre vlog, magari saranno anche video più statici, insomma, però comunque da tenervi compagnia visto che comunque dobbiamo stare chiusi in casa. Farò un video e ve lo vedrete sempre il giorno dopo, solamente per avere il tempo di editarlo, di mettervelo online, perché quando l'anno scorso ho fatto i vlogmas, li facevo durante il giorno, poi dovevo pubblicarli la sera, mi trovavo male, non riuscivo completamente a farlo e quindi preferisco fare così. Infatti ho iniziato appunto oggi che è mercoledì che è uscito il nuovo decreto in modo che questo qui lo vedrete poi per voi sarà giovedì e vedrete il primo video. Oggi invece per me, quindi mercoledì, è uscito il video dell'album, è 14. Adesso stavo pensando di mettervi anche il video verso le 5 così dell'album di Natale. Così se poi vi interessa qualcosa ci sentiamo e comunque vi può arrivare tranquillamente direttamente a casa, perciò non dobbiamo vederci, non dovete vedere nessuno, ve lo porta direttamente il corriere, boh, quindi pensateci anche perché visto come sono messe le cose, magari con i regali di Natale ci si potrebbe fare un pensierino davvero. E niente, quindi adesso vi faccio vedere, niente, adesso sparecchio e poi devo scendere visto che è l'ultimo giorno diciamo di libertà, devo scendere perché devo andare in parafarmacia a prendere le cose per Gabriele e poi devo passare a prendere l'acqua sia nelle casse, queste qui nelle bottiglie di vetro, ma passerò a comprare anche delle casse normali se le trovo perché ho paura che oggi ci sarà di nuovo il delirio nei supermercati, perciò volevo passare a prendere dell'acqua, perché sennò poi noi rimaniamo senza e non potendo uscire per andare alla macchinetta a prendere l'acqua diventa un problema. Quindi volevo prendere qualche cassa d'acqua da tenere in modo che quando abbiamo finito la cassa nelle bottiglie che andrò a rifornirmi il sabato. Quando abbiamo finito quella, usiamo le bottiglie di plastica. Se no, cerchiamo comunque sempre di andarci a rifornire. Però evitare magari fare rifornimento una volta sola. Sono 6, 12, 18, 24 bottiglie che a noi ci durano tipo 3 giorni. E poi le altre prenderle appunto per così. Di plastica. E stamattina ha fatto video lezione anche Gabriele.
giusto per non rimanere proprio indietro e niente, sta facendo la cura e spero che si riprenda, comunque sta, ma tossisce poche volte, ecco appunto, però molte meno di prima, quindi spero che magari facendo la cura lunedì riesca a tornare a scuola, perché così non in presenza è difficile. E niente, stamattina i bambini ci siamo accorti che si è rotto il computer, non per fortuna quello di Manuel, ma l'altro che avevamo. E quindi devo andare a vedere oggi da uno che aggiusta appunto il computer quant'è il preventivo per cambiargli lo schermo, perché si sono rotti i cristalli liquidi dentro. E poi aspetteremo, perché tanto si è tutto chiuso, però giusto da avere un'idea, così in questo periodo appunto che è tutto chiuso, le spese comunque sono minori, perché tanto se non ti puoi muovere da in casa, tipo il gasolio, si mettono da parte i soldi, così appena si può si fa aggiustare. Nel frattempo ci arrangeremo con i telefoni come abbiamo fatto anche a marzo. E niente, quindi vi porto con me oggi. Mi dispiace perché ho iniziato un pochettino tardi, sono già le? Chiediamo a Giorgia che ore sono? 3:40. 3:40, sono le 15:40 di mercoledì 4 novembre e ricominciamo di nuovo con questi vlog, con questi video dal bollino rosso. E niente, vado così, sistemo due cosine e poi usciamo. Ah, dobbiamo anche andare a ritirare teoricamente gli occhiali di Sabrina, ma ancora non mi hanno mandato il messaggio. Perciò devo anche chiamare per sapere se sono pronti, perché lì se no il problema è ancora più grosso, visto che non, poi devono chiudere. Quindi speriamo. Quindi ci vediamo dopo. Eccoci in aggiornamento. Allora, siamo andati già a prendere l'acqua alla casetta. Adesso siamo venuti a ritirare gli occhiali nuovi di Sabrina, che già non ce l'hai addosso. Così. Sono colorate le stecche, vieni più vicino. Sono solo tipo uguale agli altri Solo che le davanti. stecche sono colorate. Una è così e l'altra è azzurra. Faccela Allora, senti. vedere. Ecco, molto molto carine. E gli occhiali invece così sopra sono... Come quelli di prima. Sì, Questi rosa. belli. Rosa. E invece il portaocchiali questo è bellissimo. Ma che animale è? Una pecora. Adesso invece ci stiamo per dirigere verso la parafarmacia a ritirare le cose di Gabriele. E poi andremo anche in un posto segreto. Ho preso giusto un pochino d'acqua. Qui ce ne sono altre due, come vi dicevo. E poi invece qui per Giorgia ho preso, vabbè, per tutti in realtà, a me non piace la Monster, ho preso questa verde. Poi questa qui, la Juicen, e poi questa qui mi piace un sacco come la confezione, molto molto bella. Ne ho prese 3, 3, 3, adesso carichiamo l'acqua e poi andiamo al Okay. McDonald's. Abbiamo fatto tutto quanto, siamo anche andati a fare la nostra sosta segreta. E dove abbiamo preso quattro ciambelle e l'acqua perché avevamo sete anche. E adesso torniamo finalmente a casa, così preparo cena che poi alle 8:30 ho la riunione con la terza media, con le medie, praticamente con la scuola di Giorgia, perché ci darà le disposizioni se iniziano già domani didattica a distanza oppure no. E niente, quindi adesso Allora, andiamo. partiamo dal fatto che ho un sonno che non ci vedo più, ma devo sistemare tutto questo e poi allora andare a dormire. Pia si è già addormentata perché oggi ha dormito poco, perciò adesso mi metto sotto e mettiamo in ordine.
Thank you.
finalmente è tutto a posto, fornelli, lavandino, tutto in ordine e quindi adesso possiamo andare a dormire. Noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao! One, two.